Sono Eleonora e anche io guardo la Kamet Show. 3, 2, 1, vai! Apriamo con la notizia che dà titolo a questa puntata. Justin Bieber non è padre. Sembra infatti finita la soap opera che vede coinvolto la giovane popstar canadese. Ma perché canadese? Justin Bieber? Così dicono in giro. Lo sapevo, te lo giuro. Con Maria Iter. E la giovane ragazza cosa fa? Accusa Justin Bieber di essere il padre del figlio Tristin. Tristin. Che nome? Un nome Tristin. Cos'è successo? È successo che dopo un concerto a Los Angeles, allo Staples Center, nei bagni appunto del palazzetto, i due hanno, diciamo... C'è stata una copulazione nei bagni. La giovane lo accusa di non aver usato il goldone e lui dice: io il goldone invece l'ho usato. Era sicuro di questo lui? Lui era sicuro di questo, talmente sicuro che ha detto: facciamo il test del DNA. Così la giovane Maria ha detto: all'improvviso, non sei il padre di mio figlio. Ma perché? No, è impossibile, il padre è un altro, ne sono sicura. E infatti Tristin, infatti è diventato ancora più Tristin. Peraltro su Twitter è partita una campagna chiamata "Così fanno le zoccole", a far capire che questa ragazza, diciamo, ci ha provato. Diciamo che è una di facili costumi, per non esageriamo. Diciamo che la ragazza ci ha provato un attimo a prendere quei 2-3 euro dal cantante canadese. Cioè tu pensa se Justin Bieber era padre? Spettacolo. Pensa a Nina Nanna. Baby. Oh! Rimanendo in tema, è notizia di qualche giorno fa che la EMI, la casa discografica, tipo, è fallita. Non esiste più. No. Sì, l'Universal se l'è comprata per 1.4 miliardi di euro. Bazzecole proprio. E sembra che comunque verrà smembrata in altre parti. E verrà acquistata da Sony, eccetera, eccetera. Ma perché noi parliamo di questa cosa? Perché tra gli artisti della EMI c'è il nostro carissimo Tiziano Ferro. Cioè, ricordiamo anche altri artisti però, perché comunque sì, c'è Katy Perry, Pink Floyd, esatto. I Beatles ci sono stati. E noi ci siamo fatti un ragionamento: se la EMI non esiste più, finalmente noi possiamo usare le canzoni della EMI nei nostri... Sì! Invece no. Infatti la EMI, o quello che ne rimane, sì, della EMI, continua imperterrita a togliere i video dove vengono usate le canzoni dei suoi artisti. Io mi chiedo perché? Perché se stai fallendo e non hai soldi, non vuoi prendere quei pochi spiccioli che ti procura YouTube? Non abbiamo detto una cosa, che negli artisti della EMI c'eravamo anche noi. Avevo appena firmato il contratto e giustamente firmiamo il contratto. È uscito Breaking Down. Oh. Ebbene sì, il quarto capitolo della saga di Twilight. Non se ne può più. Basta. Questa epopea infinita di vampiri licantropi. Twilight è un po' come Berlusconi. Nessuno lo voleva e tutti lo votavano. Twilight tutti lo odiano e poi tutti lo vanno. È vero, è allucinante questa cosa. Comunque, finalmente sapremo se Edward si sbomba Bella e se Bella rimane incinta di Justin Bieber. Vi spiego tutto io. Vai. Non è Edward che si sbomba Bella, ma è Bella che si sbomba Edward. Ma perché lui non ce la fa? Ma lo sai lui che nei film precedenti sempre là con la faccia triste? Non posso, Bella. Lei è arrabbiatissima. D'altra parte c'è Giacomo così. Ti sbombo! Jacob, è 4 film che non te la dà, ma basta. Non l'hai capito. Cioè, risolvetela da solo a sto punto, no? 5 contro 1 funziona sempre, dai. È come se non ne avessimo abbastanza. Sta per uscire un nuovo telefilm chiamato Teen Wolf. Il nome ha già detto tutto. Un massacro. Teen Wolf, che praticamente ricalca le orme del film del 1985, mi pare, con Michael J. Fox, quello di Ritorno al Futuro, Voglia di Vincere. Quel film dove lui si trasforma in licantropo e vince tutte le partite. Esatto, gioca a basket, vince tutte le partite. Niente, uscirà su Fox Life questo nuovo telefilm. Sicuramente ci sarà di nuovo questa invasione di giovani a petto nudo, grossi, sì. Che poi si trasforma in licantropi. E su Facebook tutte sì. Poi arriva Bella e dice sì, poi arriva Bieber e dice: l'ho messa incinta io, non è vero il DNA, esatto. Di là per la sezione Crazy News abbiamo due fantastici fenomeni. Ebbene sì. Allora, il primo è Paul Moran, un ragazzo irlandese che è riuscito a dar fuoco al suo condominio. Il motivo, per favore. Il motivo è molto semplice. Si è svegliato al mattino e ha detto: oggi voglio fare l'alchimista. Che uomo. Oggi voglio trasformare la cacca in oro. Il procedimento è molto semplice. Tu vai in bagno. Vado. Inizia a fare la cacca. Plop. Sì.
Sì, plop. Aspetti che poi ti giri, no? Aspetti che ti trasforma in oro. Cioè la guardo. La guardi, la fisso. Così tipo. Sì. Ah, lei si intimorisce perché dopo un po' si ritira. E lì aspetti che ti trasforma in oro. Ma io vorrei capire il passaggio da che tu la guardi a che si incendia il condominio. Quello è un passaggio che non ho capito neanche io. Da quando ho letto questa notizia vado a cagare tutti i giorni, ma 7-8 volte al giorno sperando che si trasformi in oro. Incredibile. Ragazzi, ora andiamo nello Utah. Avvertiamo che questa stiamo rifacendo perché non ho schiacciato l'audio. Siamo tornati nello Utah. Cosa ha fatto questo giovane ragazzo di 20 anni? Lui scappava dalla polizia. Veniva inseguito dalla polizia. Non sappiamo perché. No, il motivo non lo sappiamo, però... calcolando il personaggio avrà rubato un GPS, penso. Sarà quella con della cacca, no? Sì, è scappato perché ha incendiato il condominio e si scopre così. Comunque, mentre scappava dalla polizia, lui ha deciso di fare questa genialata qui. Ha preso il cellulare e ha telefonato alla polizia per non farsi più inseguire. Giusto, cioè, tu sei inseguito dalla polizia, chiami la polizia. Che poi ha senso, dicendo, per perché favore... non è che puoi chiamare l'ambulanza se vieni inseguito dalla polizia. Cioè, proprio per favore non mi inseguite più. No, ha detto così. Ma loro non l'hanno ascoltato e hanno continuato a inseguirlo, allora lui qua... ha avuto un grande colpo di genio. Cosa ha fatto? Ha chiamato il padre. Grande, father. E il padre non è che l'ha cazziato. Ha chiamato la polizia e ha detto: per favore non inseguite più mio figlio. Cioè, classici genitori che proprio... ti cullano. Ti cullano, sai, ti tengono sul palmo della mano. Cioè, io dico, ma perché? Come è finita la faccenda alla fine? È finita come vuoi che è finita, un pirla, l'hanno arrestato. Diciamo che secondo me ha fatto... ha chiamato telefonare, ogni si è scaricata la batteria, ho finito il credito. E l'hanno preso. Un applauso per il genio della settimana. Mentre Luca mangia, Jerry Scotti sbarca su Twitter. Ebbene sì, anche lui, il noto conduttore televisivo di Chi vuole essere milionario, io canto, è sbarcato su Twitter. Ed è stata subito un'invasione della Madonna Ciccone. Ha ottenuto qualcosa come 13.000 follower, risponde praticamente a tutti. Lui è molto dubbioso, secondo me. Secondo me non è lui, perché non può rispondere a tutti. Come fa? Lui scherza molto su sta cosa che non è capace a usare niente. Infatti nei primi Twitter, come potete vedere, scherzava su questo fatto. È caso analogo. Qualche giorno dopo sbarca su Twitter Jerry Calà. Anche lui è finito subito negli hashtag carissimo Jerry Calà. Peccato che fosse un fake. Un fake creato da un certo Vietnam. Grand uomo tra l'altro Vietnam. Comunque è stato corretto secondo me. Perché poi ha fatto una lettera e ha spiegato il motivo per cui ha fatto questo fake. E io qua vorrei fare un appello. Posso? Vai. Al mio fake personale, perché dovete sapere che io ho un fake personale. Sì, che continua a romperci i coglioni tra le nostre email, ma non ha capito che noi andremo alla polizia postale, lo denunceremo e poi... potresti scrivere anche tu una lettera per spiegare le motivazioni. Scrivi anche tu una lettera. Io... inizia così. Io non ho una vita e voglio vivere quella di Luca Cametta. Che poi è una vita di merda, cazzo. Cioè, non è che stai facendo un fake a un attore di Hollywood, ma non mi scazzare i coglioni. Secondo me è dietro. Sì. Eh no, ma indietro, non manca lui. Allora sono una... però a me non me l'ha fatta la lettera. Ti prego dietro, ma fai una lettera per Luca Cametta. Come la fai la lettera? Anche se non sei tu. Prima dei saluti finali, vi lasciamo con la domanda della settimana. E qual è, Matt? Secondo voi, Justin Bieber deve fare il test del DNA per sapere se è il padre della figlia di Bella? Questo era l'H-Matt Show. Lasciate un commento dopo il segnale acustico. Zio!